Buonasera a tutti. Tra qualche minuto inizieremo il nostro webinar sul tema accogliere i turisti all'AL con l'esperta che avrò modo di presentarvi tra qualche minuto. Nel mentre vorrei dare qualche breve informazione su come utilizzare al meglio GoToWebinar, soprattutto per quanti non hanno mai avuto modo di utilizzarlo. Vi consiglio di tenere il pannello di controllo di GoToWebinar alla destra del vostro schermo, in modo tale da avere tutto lo spazio utile per condividere le slide che utilizzerà la nostra relatrice e poter in alto gestire lo spazio legato al video. In questo caso vedete me, poi avrete modo di vedere anche l'esperta non appena si collega. Ovviamente voi potete vedere e ascoltare e faremo delle verifiche se tutto quanto è ok, se ascoltate e mi vedete bene. Ad ogni modo ricordo per quanti non avessero partecipato ad altri webinar che siamo soliti dare spazio a interventi e domande dei partecipanti e basterà per prenotare il vostro intervento, la vostra domanda, cliccare sull'icona della manina che trovate alla sinistra del pannello di controllo. Cliccando lì potete prenotare il vostro intervento. Adesso faremo qualche prova con quanti hanno già avuto modo di collegarsi. E allora chiedo a Lorena Villa se riattivando l'audio può intervenire, se ci ascolta e ci vede correttamente. Buonasera Lorena. Lorena ci ascolta e ci vede correttamente? Sì, ha alzato la manina Lorena e se può parlare, può dirci se mi vede e mi ascolta correttamente. E se vede la prima slide che utilizzerà la relatrice, che è accogliere i turisti all'AL. Lorena può intervenire? Funziona l'audio? Ha problemi con l'audio? Vediamo, mi ha scritto qualcosa. Ovviamente volevo dirle, ah sì, grazie, perfetto, ok. È chiaro che qualora abbiate problemi al microfono, ovviamente non sarà possibile darvi la parola, però potete utilizzare la chat che è in basso al pannello di controllo per interagire con me o con l'intero gruppo, scegliendo appunto sotto a chi rivolgete la chat o anche la domande, la finestra domande. Però è preferibile la chat in modo tale che è più facile potervi rispondere. Ok, grazie Lorena. Proviamo a vedere se qualcuno può intervenire. Do la parola a Ulisse Croda. Vediamo se Ulisse è collegato col microfono, può utilizzare l'audio, se può dirci se mi vede e mi ascolta correttamente. Buonasera Ulisse. Ulisse? Ulisse, qualche problema evidentemente, vediamo qualche altro partecipante. Allora, Roberta Ghignone, buonasera Roberta, se può dirci, così verifichiamo che tutto sia ok, se ci ascolta e ci vede correttamente. Buongiorno, sì, io vi sento. Perfetto, mi vede correttamente nel video e vede anche la prima La slide della relatrice. Molto slide. Sì, io bene. vedo. Lei ci segue da? Da Torino. Ok, perfetto. E allora, vuol provare ad alzare la manina in modo tale che siamo sicuri che poi possa eventualmente utilizzare benissimo, esatto. Quindi se vorrà intervenire più tardi daremo spazio a domande e interventi. Basterà cliccare sulla manina e io darò la parola. Perfetto, Roberta, molte grazie. Va bene, E grazie. proviamo Valeria Rodriguez. Buonasera, Valeria. Ci ascolta e ci vede correttamente?
Tutto ok, grazie. Perfetto, lei ci segue da? Da Lago di Garda, sono toscolano moderno. Perfetto, molte grazie. Allora dopo sentiamo Fatima. Buonasera Fatima, ci vede, ci ascolta correttamente? Fatima, se è in linea può parlare e può dirci probabilmente si è allontanato un attimo. Proviamo Chiara Pulina. Chiara, buonasera. Ci ascolta e ci vede correttamente? Forse non ha il microfono. Proviamo Fuzia Buzian. Fuzia, buonasera. Ci vede e ci ascolta correttamente? Se parla, noi la sentiamo. Non riusciamo a sentire. Vediamo un pochino se Ulisse è collegato, se ci dice se ci ascolta e ci vede correttamente. Ulisse, buonasera. Ci vede e ci ascolta correttamente? Non riusciamo a sentire nemmeno Ulisse. È chiaro che se molti di voi non hanno il microfono non possono interagire e a questo punto vi chiedo di utilizzare la chat per ogni messaggio utile, anche darci conferma che ascoltate, seguite correttamente, seguite le slide e così via. Nel frattempo saluto quanti si fossero messi in contatto in questi ultimi minuti. Buonasera a tutti, tra qualche istante daremo avvio al nostro webinar e sto dando qualche informazione utile per seguirlo al meglio e anche verificare dal punto di vista tecnico che tutto sia ok. Vi ricordo che si potrà intervenire cliccando la manina che trovate sul pannello di controllo di GoToWebinar alla destra del pannello di controllo. Consiglio di posizionare il pannello di controllo alla destra del vostro schermo, chiedo scusa, la manina è a sinistra e cliccando sulla manina potrete chiedere di intervenire. Se qualcuno di voi lo vuol fare adesso, io così verifico che la cosa è chiara e apro l'audio così come potrò fare con tutti coloro che cliccando la manina si prenoteranno e potranno intervenire negli spazi in cui apriremo per domande o per brevi interventi. Chi vuole può cliccare sulla manina e io do la parola aprendo l'audio che in genere per i partecipanti è chiuso. C'è qualcuno che vuol provare? Andiamo a vedere se Rosa Russo vuole intervenire. Si è collegata a questo istante. Rosa, buonasera. Ci vede e ci ascolta correttamente? Rosa, a quanto pare, non ha un microfono disponibile. Riprovo a dare l'audio. Rosa, ci ascolta correttamente? Ci vede? Non abbiamo notizie. Rosa Russo, buonasera. Se parla, ci ascolta, ci dà un feedback su come ci ascolta e ci vede. Niente da fare. E allora aspettiamo allora qualche altro si possa collegare. Tra qualche minuto, dicevo, saluto quanti si fossero messi in contatto adesso. Inizieremo il nostro webinar, accogliere turisti all'AL per il turismo esperienziale in Italia con la speaker che è Maura Di Mauro, che avrò modo di presentarvi tra qualche minuto. Grazie.
Si è collegata Edia, vediamo se Edia riesce a comunicare con noi, se utilizza il suo audio, il suo microfono, può dirci se ci vede e ci segue correttamente. Buonasera Edia. Ecco, Marinella Giuffrida ci ha chiesto di intervenire, vediamo un pochino. Marinella, buonasera. Ho visto che ha alzato la manina, Marinella può intervenire e dirci se è tutto ok? Non abbiamo segni di vita oggi. Marinella, buonasera. Se attiva l'audio, se parla, noi l'ascoltiamo e ci dice se è tutto ok, se ci segue correttamente. Nulla da fare. Vediamo, ecco Edia, mi ha chiesto di intervenire. Edia può parlarci. Se parla con l'audio attivo ci può dire se è tutto quanto ok. Alberto Sasso ci saluta e se mi dà un feedback che l'ascolto e la visione sia ok, io apro l'audio così vediamo se. Alberto, buonasera. Anche Alberto non ha evidentemente l'audio disponibile. Vediamo Gianluca Baldan se interviene, ci dice se è tutto ok. Alberto dice perfetto, che ci sente benissimo ma non riesce a parlare. E quindi ricordo a quanti non hanno disponibilità di un microfono di fare le domande attraverso l'apposito riquadro del pannello di controllo. Grazie Alberto del feedback. Vediamo Chiara Consiglio ha chiesto di intervenire e diamo la parola. Chiara, buonasera. Se vuole può intervenire e dirci che tutto sia ok. Chiara, buonasera, ci ascolta? Sì, tutto ok. Perfetto, lei da dove ci segue? Da Milano. Molto bene, allora dopo, quando vuole, ha visto, può cliccare sulla manina e intervenire. Vediamo se Edia è in grado di intervenire. Qualche ultima prova, dopodiché partiamo, visto che siamo in orario. Edia non riesce a intervenire, va bene. E allora io introduco la nostra relatrice che è Maura Di Mauro, che avrà modo di presentarsi. Le chiedo di perfetto aprire il video in modo tale che possiamo vederla e seguirla in questa presentazione. Ringrazio Maura di essere qui con noi. Ho avuto modo di conoscerla un po' di anni fa nell'ambito di attività formative che ho svolto come dirigente e quindi mi sembrava molto opportuno condividere con voi la sua grande esperienza sugli aspetti dell'internazionalizzazione e gli aspetti della intercultura, che come abbiamo detto più volte nei nostri webinar e negli incontri di Artes, sono un elemento fondamentale ormai per chi vuol fare incoming nel nostro paese. Dove diciamo, è inutile nascondercelo, siamo abbastanza indietro, sia in termini culturali, sia in termini di strumenti e tecniche che inevitabilmente dobbiamo praticare per fare un turismo professionale, a maggior ragione un turismo esperienziale professionale che è fondato, come più volte abbiamo detto, sulla relazione con le persone. Siamo appassionati delle persone che ospitiamo, vogliamo esserlo, vogliamo dare qualità proprio attraverso la qualità delle relazioni che riusciamo ad attivare con i nostri ospiti. Di qui il senso anche del webinar di oggi che focalizza l'attenzione sull'accoglienza per una certa tipologia di turisti, turisti all'AL, sicuramente non mancheranno, anche con il contributo di Maura e di altri esperti, approfondimenti su quelli che sono i nuovi protagonisti anche del turismo mondiale che ci chiedono di essere sempre più preparati e sempre più accoglienti
non solo in modo così improvvisato o approssimativo. E allora, Maura, a te la parola. Ricordo che faremo alcuni sondaggi, quindi vi chiederò di partecipare attivamente e quindi dopo una breve presentazione di Maura ne avvieremo due che ci consentono di entrare nel vivo del tema e poi soprattutto nella seconda metà avremo modo di aprire a vostri interventi, a vostre domande in modo tale da rendere il più possibile utile per il lavoro che state svolgendo ciascuno nel settore dell'accoglienza, dei servizi, dell'intermediazione commerciale nel turismo. Nel modo migliore la possibilità di appunto impegnarsi in un lavoro di accoglienza di questi ospiti che hanno una cultura diversa da noi e delle caratteristiche che dobbiamo conoscere bene per poterli servire al meglio. A te, Maura. Grazie Ettore, anzitutto dell'introduzione, della presentazione e buon pomeriggio a tutti. Grazie di essere qui e di essere appunto presenti a questo webinar in questo pomeriggio. Allora, parliamo di turismo halal e in particolare appunto andiamo a vedere come accogliere i turisti halal. Realmente oggi il webinar non sarà esaustivo. Andiamo a vedere quali punti andiamo a toccare durante l'ora in cui stiamo insieme. Mi presento anzitutto, come Ettore diceva, da un bel po' di anni mi occupo in particolare di formazione interculturale. Mi sono specializzata nella mia carriera in quello che viene definito diversity inclusion, il tema della diversity inclusion, quindi della diversità interculturale e dell'inclusione della diversità interculturale. In particolare collegato all'ambito del turismo e a processi di innovazione e sostenibilità. In particolare da qualche anno sono docente allo IAT, l'International Academy of Tourism and Hospitality, e ho un master in Cultural Heritage organizzato dall'Università Cattolica di Milano, in particolare dalla Scuola di Alta Formazione della Cattolica. Con la mia attività di formazione e di consulenza collaboro con vari enti a livello territoriale, in particolare Camera di Commercio e l'Ente Bilaterale del Turismo, inoltre con Guida Viaggi e BIT con cui organizzo eventi sia in presenza sia a distanza per migliorare appunto l'ospitalità nel turismo. Qualche anno fa, in particolare sul tema della diversity, ho sviluppato degli strumenti di formazione e-learning per Expo Turismo Gay. Infatti era una richiesta che mi era pervenuta da loro di costruire degli strumenti di formazione a distanza per chi si occupa appunto di accoglienza nel mondo del turismo, in particolare per tutta la nicchia di clienti che viene definita GLBT. Ho lavorato con alcune strutture, sia agenzie di viaggi, tour operator e mondo dell'hotellerie nell'ambito crocieristico, in particolare appunto collegato alla tematica dello sviluppo delle competenze interculturali per chi opera nell'ambito del turismo e per chi è in prima linea nell'accoglienza di turisti internazionali, con un focus specifico sui nuovi turisti, come diceva Ettore, appunto i turisti che in questi anni stanno aumentando ovviamente le loro presenze non solo a livello mondiale, ma anche nel nostro paese. E l'anno scorso ho tradotto per l'Italia un gioco didattico che utilizzo appunto nelle attività di formazione esperienziale volte proprio allo sviluppo di competenze interculturali che si chiama Diversity Test e che vi presenterò appunto in parte oggi, che lo utilizzo come strumento formativo per il settore. Ecco, di che cosa andiamo a parlare oggi? In particolare, appunto, andiamo a chiarire che cosa si intende per turismo halal. Cerchiamo di definire, appunto, da un lato in termini di definizione e dall'altro andiamo a definire un po' quali sono i numeri del turismo halal. Andiamo a vedere le top incoming halal tourist destination e in particolare all'interno delle top tourist destination a livello mondiale, a livello europeo, come si pone l'Italia. E andiamo appunto, cerchiamo di rispondere un po' alla domanda quanto l'Italia è Muslim friendly
o quanto non lo è. Andiamo a vedere quali sono i punti di forza e i punti di debolezza nell'accoglienza del turismo all'AL, ma anche andiamo a vedere appunto alcuni consigli rispetto a come diventare più Muslim friendly, che cosa si dovrebbe fare, che cosa si potrebbe fare per aumentare da un lato l'attrattività e dall'altro proprio la soddisfazione di questa nicchia di mercato. E vediamo che cosa può fare la formazione interculturale a proposito e come utilizzare, appunto, come vi accennavo, uno strumento in particolare che all'interno di programmi di formazione interculturale può essere utilizzato, in particolare con alcuni ruoli professionali, per andare a sviluppare appunto quelle competenze che ci sono utili per adattare anche lo stile di accoglienza, la concezione anche dell'accoglienza, in considerazione proprio delle specificità culturali e quindi delle aspettative culturali dei turisti all'AL. E andiamo a vedere anche quali sono ovviamente altre possibilità di formazione. Ecco, Perfetto. Allora, io direi, Maura, iniziamo con i due sondaggi. Partiamo con due sondaggi che ci consentono di capire anche un pochino le vostre esperienze. Ricordo a Maura, ricordo a tutti quanti voi che siete abbastanza diversificati in termini di professionalità. C'è chi opera nel settore dell'intermediazione, c'è chi opera come guida, come consulente, come anche operatore del settore dell'accoglienza. Quindi vediamo un pochino con queste prime due domande veloci a cui vi chiedo di rispondere. Potete rispondere uno dei seguenti, delle seguenti risposte se avete avuto modo di ospitare o interagire con turisti all'AL, se sì molto, sì poco o per nulla, in modo tale che vediamo un pochino lo stato dell'arte e aiutiamo Maura allora ad entrare nel vivo di quello che può essere un supporto e una e approfondimenti per voi utili. Ancora qualche secondo, se andiamo veloci nei sondaggi guadagniamo tempo, vediamo qualcun altro deve ancora rispondere, votate così vediamo un pochino qual è il risultato che condividiamo insieme che Maura poi potrà commentare. Allora, chiudo questo primo sondaggio e vediamo un pochino. Ancora qualcun altro che vuol dare il proprio contributo? Stop, chiudiamo e il risultato è quello che voi vedete, cioè un 30% di voi ha dimestichezza con l'ospitalità di questa tipologia di turisti, un 30% poco, un 40% per nulla. Vediamo un secondo sondaggio, poi chiedo a Maura di entrare nel vivo del suo contributo, proprio anche a partire da questi dati. In che misura ritenete che tali turisti possano essere interessanti per il vostro business nel prossimo futuro? Una misura molto rilevante, rilevante, marginale o nulla? Anche qui una veloce scelta di uno dei seguenti pulsanti che ci consentono quindi poi di dare nuovamente la parola a Maura. Grazie della vostra collaborazione. Ancora qualche secondo per qualche indeciso. Bene, e allora chiudiamo anche questo sondaggio. Ancora qualcun altro? Veloce, veloce. Ok, la chiudiamo qui. E quindi i risultati sono molto rilevanti, un 44%, rilevante anche qui un 44%, nulla zero, il resto marginale. Quindi tutti quanti voi ritenete che questo possa essere un'area di mercato, un target di mercato estremamente interessante per le vostre attività. E allora Maura, a te la parola. Ok, grazie mille. Beh, il secondo sondaggio diciamo che rispecchia un po' la motivazione ad essere presenti qui oggi, no? Immagino, altrimenti i presenti avrebbero fatto altro. E mentre adesso non conosco esattamente le vostre realtà,
In questo momento non ce le ho di fronte, però probabilmente uno del, diciamo un 30% ha detto che già lavora con turisti all'AL, mentre il 70% ha dichiarato che ha poca esperienza o nulla esperienza. Diciamo che questo dipende assolutamente da almeno due fattori. Uno, proprio il tipo di prodotto di cui vi occupate e che vendete, ovviamente, e l'altro elemento è sicuramente appunto le azioni di comunicazione messe in atto per targetizzare in modo specifico questa nicchia di mercato. Ecco, considerate appunto questi due fattori come fattori chiavi per riuscire ovviamente ad attrarre e ad avere un certo tipo di clientela, appunto, che viene definita proprio clientela di tipo all'AL. Però andiamo a vedere perché, appunto, quando parliamo di clientela di tipo all'AL, chiaramente stiamo parlando di una popolazione molto, molto ampia ed eterogenea, con molte diversità al suo interno. Quindi vediamo anzitutto, appunto, che cosa intendiamo? Una cosa molto importante è che da cui iniziare, ovviamente, per qualsiasi tipo di percorso di formazione legato ai turisti internazionali, è cercare proprio anzitutto di essere il più aperti possibili, di evitare qualsiasi tipo di stereotipo e pregiudizio legato alla nazionalità e la provenienza dei nostri turisti, e cercare di comprenderli e di conoscerli, quindi cercare di informarsi e raccogliere una serie di informazioni, non solo dal punto di vista, diciamo, conoscitivo, ma quanto più possibile anche dal punto di vista esperienziale. Anzitutto, appunto, quando parliamo di all'AL, facciamo riferimento indubbiamente a un concetto che è legato alla tradizione islamica, quindi alla tradizione musulmana. E quando parliamo di Allah non possiamo che citare anche il concetto di Haram. Infatti Allah, con il termine Allah si intende ciò che è lecito, ciò che è appropriato, ciò che è giusto, ciò che è corretto, secondo la religione islamica, mentre Haram si intende proprio il contrario, quindi ciò che non è lecito, ciò che non è corretto, ciò che non è appropriato, ciò che è da evitare, da mettere in atto. Quindi stiamo parlando di una nicchia di turisti in cui una delle cose più importanti è riuscire a capire alcuni elementi che hanno a che fare proprio con l'etica, con la morale, su cosa è corretto e cosa è sbagliato. E infatti, appunto, andando a lavorare con culture diverse, proprio questi principi che possiamo dare per scontati, non lo sono affatto con altre culture. Quindi una cosa importante è cercare di comprendere, appunto, dal punto di vista culturale, che cosa la religione islamica intende come ciò che è lecito e ciò che non è lecito. Ovviamente, quando parliamo di accoglienza e di un approccio interculturale all'accoglienza, è fondamentale comprendere che non possiamo accogliere l'altro realmente con il nostro parametro di accoglienza, o perlomeno esclusivamente con il nostro parametro di accoglienza, ma dobbiamo cercare in qualche modo di comprendere anche il suo sistema culturale e come questo va a impattare su una serie di aspettative. Da un lato, appunto, proprio per riuscire ad entrare in sintonia, dall'altro perché riusciamo a rispondere a delle esigenze e delle aspettative culturali che ci consentono appunto di aumentare la soddisfazione del cliente. Questo non vuol dire stravolgere naturalmente il nostro modo di fare, il nostro modo di essere, quello che è il nostro stile legato all'accoglienza, ma significa essere in grado appunto di integrare e di adattare appunto a seconda la specificità proprio del cliente, ovviamente essendo coscienti che questo ci può portare una serie di vantaggi. Ecco, un'altra cosa appunto che è da sfatare è che quando parliamo di turismo all'AL non stiamo parlando esclusivamente di turismo arabo.
anche se molto spesso, appunto, soprattutto diciamo dal 2015, 2014 al 2015, con l'aumento dei turisti internazionali, soprattutto dell'area del Golfo in Italia, grazie al fenomeno di Expo, si è andato un po' a connotare, appunto, nel linguaggio comune, il termine halal o turisti halal con i turisti arabi. In realtà, appunto, il mondo islamico è molto molto più ampio che rispetto all'area araba. Come vedete, appunto, include sicuramente i 18 paesi, diciamo, dell'area araba o della Lega Araba, ma anche parte dell'Africa nera, sicuramente tutto il Medio Oriente, ma anche parte del sud-est asiatico. In particolare, appunto, uno dei paesi più interessanti dal punto di vista numerico, soprattutto per il nostro paese, è sicuramente l'India. Un altro paese i cui numeri rispetto al turismo che sono fortemente in crescita in Europa e in Italia sono sicuramente legati all'Indonesia, che è il paese più musulmano al mondo, in cui la popolazione, il 98% della popolazione è di origine musulmana. Ecco, quindi parliamo di un'area molto molto variegata, con numeri potenziali, appunto, di tutta l'area. Stiamo parlando di 220 milioni circa di turisti, quindi una potenzialità di 220 milioni di turisti, appunto con delle diversità interne molto ampie, diversità che hanno a che fare sicuramente con diversità linguistiche, con diversità legate agli usi e costumi, con diversità anche rispetto all'interpretazione stessa dell'Islam e quindi appunto dei concetti di Halal e di Haram, però che appunto sono accomunati da un orientamento religioso e delle pratiche religiose che condizionano da un lato sicuramente le scelte di destinazione. Infatti, ovviamente il turismo halal, la principale meta di destinazione non può essere che l'Arabia Saudita, no? Proprio per il viaggio annuale verso la Mecca o il viaggio perlomeno una volta nella vita alla Mecca. E questo rappresenta appunto già un elemento molto importante da considerare, perché nella creazione di prodotti che siano alternativi appunto all'Arabia Saudita bisogna tenere in considerazione che la maggior parte dei turisti halal ha come meta principale di destinazione proprio l'Arabia Saudita. E quindi bisogna essere in grado di creare un prodotto, un'offerta, una destinazione che possa rappresentare appunto la meta immediatamente successiva di scelta, e che appunto la meta di destinazione successivamente faccia incontrare appunto ai turisti una destinazione accogliente, desiderabile, dove si trovano bene e dove magari voler tornare. E sicuramente per quanto riguarda l'Italia, il turismo halal implica almeno circa 4 milioni di persone tra i residenti in Italia di origine musulmana e poi ovviamente tra i turisti che provengono da altre aree. Come vi ho già detto, una delle aree più interessanti è sicuramente l'India, con una crescita dell'Indonesia, ma la maggior parte dei turisti viene proprio dal Golfo Persico, quindi dai paesi del Golfo, dai paesi arabi del Golfo, in particolare appunto dall'Arabia Saudita, dagli Emirati, dal Kuwait, dal Bahrain e dall'Oman. Questi sono sicuramente i paesi che hanno fatto crescere gli indicatori anche del turismo nel nostro paese. Ecco, tra le diversità interne di tutta l'area appunto del turismo halal, sicuramente oltre alla lingua c'è da considerare proprio la capacità di spesa, no? Ovviamente capacità di spesa dei paesi del Golfo è molto diversa dalla capacità di spesa dell'India, anche se una nicchia può essere comunque molto facoltosa anche all'interno del paese indiano, sicuramente dell'Indonesia e sicuramente
dei paesi del Nord Africa. Ricordo inoltre che tra i paesi del Nord Africa il paese che ci porta più turisti è sicuramente l'Egitto, con a seguire il Marocco. E una delle ragioni sicuramente c'è un lato di turismo business collegato anche al turismo leisure, ma c'è anche un fenomeno di visita, diciamo, a parenti o a familiari presenti nel nostro paese. Quindi molto spesso il nostro paese rappresenta proprio una meta di destinazione proprio in relazione alle comunità anche di migranti presenti nel nostro paese. Quindi tutti questi elementi sono elementi da tenersi in considerazione, da un lato appunto per andare ad aumentare quella che può essere l'offerta, quindi creare dei prodotti adeguati appunto alle nicchie all'interno del turismo halal, specifiche appunto per paesi o per fascia delle popolazioni all'interno di ciascun paese, e poi appunto c'è un elemento di sensibilità proprio a come le pratiche collegate all'Islam possono andare ad impattare proprio rispetto alle abitudini e ai comportamenti dei turisti a destinazione. Ecco, l'Italia come si pone tra le mete di destinazione? C'è anzitutto da dire che, appunto, come dicevo, la prima meta di destinazione sicuramente per i turisti musulmani, i turisti halal, è l'Arabia Saudita. E poi, come vedete da questo grafico preso dal Global Muslim Travel Index, proprio di quest'anno, quindi un rapporto recente, tra le top destination troviamo sicuramente ulteriori paesi musulmani. Questo è abbastanza ovvio, no? Nel senso che i turisti musulmani sanno di poter trovarsi, tra virgolette, un po' a casa in altri paesi musulmani. E infatti, se andiamo a vedere, tutte le top 10 destination sono proprio sono tutti paesi musulmani. Con una fortissima crescita della Malesia. Ecco, la Malesia è il paese che sta crescendo maggiormente dal punto di vista della destinazione del turismo halal. Mentre in Europa, comunque scusatemi, anche negli altri paesi, diciamo, non necessariamente musulmani, andiamo a vedere appunto che l'Italia si pone tra il settimo e l'ottavo posto, quindi oscilla. Non siamo quindi proprio la prima destinazione, come prima destinazione c'è la Spagna per ovvie ragioni legate appunto al passato storico della Spagna e al fatto che la Spagna per secoli è stato comunque un paese con una forte presenza islamica e in cui tutt'oggi il turismo culturale, il turismo esperienziale, soprattutto nell'area dell'Andalusia, accoglie appunto, riesce ad attrarre tantissimo i turisti halal, sia dal punto di vista del prodotto, dell'esperienza offerta, ma sia appunto per tutta una serie di servizi muslim friendly. Ecco, l'Italia non è tra queste top destination, tra i paesi che non sono appunto musulmani. Andiamo a vedere questo perché. Anzitutto, appunto, vi faccio vedere quello che è il rank, sempre secondo il Global Muslim Travel Friendly. Colgo Anzitutto. l'occasione, Maura, scusa se ti interrompo, colgo l'occasione per dire che poi invieremo su disponibilità di Maura la presentazione in modo tale che anche avrete la possibilità di seguire, di approfondire meglio, poi daremo qualche ragguaglio alla fine, quindi se non leggete bene Certo. poi avrete modo di avere la slide. Sì. Allora, diciamo che la cosa interessante appunto è andare a vedere anzitutto quali sono gli elementi di forza, quali sono gli elementi di debolezza. Allora, io ho cercato di renderle il più visibile possibile. Diciamo che il Global Muslim Travel Index è fatto su quattro assi, diciamo, di valutazione. Anzitutto la percezione legata all'ambiente, la percezione legata ai servizi, la percezione legata proprio alla comunicazione
e rispetto all'accessibilità o al fatto di riuscire a connettersi. Ed è una cosa interessante per chi non conoscesse questo studio, è fatta dalla Mastercard, quindi è fatta con un obiettivo proprio di andare a aumentare ovviamente le potenzialità di spesa appunto dei turisti all'AL a livello mondiale e appunto attraverso un rank tra paesi riuscire a capire appunto come riuscire a farli spendere maggiormente attraverso i propri viaggi in ciascun paese. Quindi ovviamente uno degli interessi verso questo tipo di turismo è proprio la capacità di spesa. Ovviamente rispetto a 220 milioni di una popolazione potenziale di 220 milioni, non tutti hanno una capacità di spesa alta, ma sicuramente chi all'interno di questi paesi ha una capacità di spesa alta, una capacità di spesa molto alta, per cui soprattutto il turismo del lusso, ma anche un turismo che si pone diciamo in una fascia non necessariamente di lusso, ma di un prodotto comunque di qualità. E con un'offerta all'interno del pacchetto turistico, comunque che può essere importante, è interessato perché appunto trova comunque dei turisti facoltosi che non hanno problemi a scegliere e ad avere una certa disponibilità. Però andiamo subito a vedere. Anzitutto il nostro paese, diciamo, si caratterizza positivamente proprio per il clima, ovviamente, siamo al centro del Mediterraneo, comunque il nostro clima è favorevole, lo è favorevole sicuramente d'estate di più che nei paesi dell'area islamica, perché ovviamente d'estate nei paesi dell'area islamica c'è molto più caldo rispetto al nostro paese e c'è molta più umidità in alcuni paesi rispetto al nostro paese. Quindi il clima sicuramente è favorevole. Lo è anche d'inverno perché appunto nonostante il freddo fa molto meno freddo che in altri posti. Di conseguenza l'ambiente e il clima, la percezione del clima sono elementi positivi. A seguire il nostro paese è percepito come un paese sicuro, in cui si viaggia con una certa sicurezza e in cui anche una volta che si è sul territorio non si ha una percezione di paura, ma si ha comunque una percezione di sicurezza. E quindi questo porta a scegliere appunto la nostra destinazione anche come destinazione soprattutto per i viaggi con le famiglie. Ecco, quali ulteriori elementi sono positivi? Sicuramente c'è la questione dei visti, quindi più di altri paesi, con molti paesi ci sono accordi internazionali, soprattutto per l'area del Golfo, di conseguenza è facile entrare nel nostro paese e per quanto riguarda le infrastrutture e i trasporti, perlomeno a livello di viaggi internazionali e di arrivo nelle principali città, c'è una percezione abbastanza positiva e per cui appunto questi elementi sono su una fascia di rank positiva. Mentre andiamo a vedere gli arancioni, gli elementi arancioni sono quelli che cominciano ad essere critici e critici abbastanza critici realmente perché il rank va da 1 a 100. Noi non andiamo oltre abbiamo 72 rispetto al clima che è il massimo. E poi iniziamo ad avere appunto delle criticità intorno al 38, al 33 di rank, quindi questo vuol dire che comunque non siamo percepiti positivamente, ecco. Le criticità sono proprio nei servizi, quindi nella ristorazione, nei servizi aeroportuali, anche se molto nei principali aeroporti si è fatto, in particolare negli ultimi 2 anni, per quanto riguarda la Muslim Friendly, per quanto riguarda soprattutto i luoghi di preghiera, l'accessibilità ai luoghi di preghiera, però appunto ristorazione e hotellerie non vengono percepiti appunto come Muslim Friendly, quindi c'è una bassa anche consapevolezza proprio di quali possono essere le esigenze di questa particolare nicchia di turismo di turisti da parte della ristorazione e dell'hotellerie, quindi non c'è proprio una consapevolezza di qual è il bisogno specifico.
Se poi andiamo a vedere appunto quali sono gli elementi più drastici, quindi su cui assolutamente non c'è percezione minima del bisogno, appunto sono i luoghi di culto, quindi l'assenza di luoghi di culto o l'assenza di elementi che possono favorire, diciamo, la pratica di culto. Una difficoltà nella comunicazione, quindi la comunicazione, sia la comunicazione interpersonale, nella lingua di provenienza dei turisti all'Al o anche in inglese, vengono percepite appunto come molto basse. E un altro elemento di criticità è proprio la presenza digitale, quindi appunto non si è presenti sul web. Scusate, la presenza digitale non siamo messi così male, cioè siamo comunque molto critici, ma non siamo tra i più bassi, diciamo, tra i livelli più bassi. Anche se la presenza digitale, diciamo, va di pari passo con l'altro elemento molto critico, che è il fatto di l'outreach, quindi dell'essere rintracciabili proprio, del fatto di essere esposti al turismo all'AL, quindi a quelli che sono gli strumenti ricettivi e di selezione dell'acquisto proprio del turismo. Ovviamente va di pari passo anche sulla questione web e sulla digitalizzazione, e ovviamente quando parliamo di digitalizzazione, di offerta di un servizio o di un prodotto appunto a livello digitale. C'è sicuramente tutto l'aspetto linguistico da tenere in considerazione, quindi la traduzione proprio del web o delle proprie offerte in un'altra lingua, ma c'è anche poi una tenere in considerazione della scelta di motori di ricerca e della scelta di tutti quegli elementi tecnici che ci consentono proprio di essere visibili, no? Alla nicchia dei turisti. Quindi, come vedete, c'è moltissimo da fare. Siamo in generale, appunto, il nostro paese è molto poco Muslim Travel Friendly, e il fatto ovviamente di aumentare questi indicatori, di riuscire a mettere in atto delle azioni, dei comportamenti proprio a livello di strategie d'impresa, a livello di formazione, quando parliamo di servizi, ovviamente c'è sicuramente un tema di strategia organizzativa da dover ridefinire, strategia di comunicazione, di marketing, ma anche di consapevolezza appunto sui turisti, in particolare all'AL, su quali sono le loro peculiarità e su che cosa fare in termini di accoglienza alla ricezione, alla definizione dei menu, per esempio, alla come servire nelle diverse situazioni appunto legate allo stare a tavola, e quali possono essere appunto tutti gli elementi di peculiarità che possono andare a soddisfare maggiormente questo tipo di turisti. Ecco, lo stesso rapporto ci dà anche delle indicazioni rispetto a che cosa bisogna fare per migliorare proprio e come diventare più Muslim Travel Friendly. E vediamo ancora una volta che appunto sicuramente il fatto di predisporre, di dare la possibilità, diciamo, ai turisti all'AL di poter dare continuità alle proprie pratiche religiose è sicuramente un elemento importante. Ma anche di tenere in considerazione, ancora una volta, appunto, come l'Islam influenzi appunto ciò che è halal e ciò che è haram, e quindi di conseguenza cosa servire o meno al turista, che cosa proporre, cosa servire, come proporlo anche. Un secondo aspetto è legato proprio diciamo, al prodotto da offrire, quindi come riuscire a valorizzare la cultural heritage, quindi le tradizioni appunto locali e il patrimonio proprio culturale locale, con gli elementi storici del patrimonio locale, di modo tale da creare delle offerte che possono essere attrattive proprio dal punto di vista del riconoscimento delle culture reciproche, no? Quindi far vivere i luoghi rievocando alcune esperienze che hanno visto appunto l'incontro o a volte lo scontro
delle diverse culture, appunto in questo caso di culture arabe o di culture musulmane, e cercare di creare degli storytelling legati proprio al patrimonio artistico-culturale locale e cercare di promuovere questo tipo di prodotti. Un terzo elemento ha a che fare appunto con l'educational, quindi sulla formazione. C'è ancora molta poca formazione in Italia, non solo in Italia, su questo tema, sulle specificità proprio del turismo halal. E quindi puntare, investire sulla formazione di tutti i livelli e di tutti i ruoli che in qualche modo nella filiera del turismo hanno un contatto diretto o anche indiretto con questo tipo di turisti, quindi sia chi crea le offerte, ma sia chi li deve gestire appunto in prima persona, perché una vera accoglienza la si fa proprio nel momento in cui non solo accolgo secondo quello che è il mio approccio anche culturale appunto legato all'accoglienza, ma nel momento in cui riesco a comprendere cosa è importante all'altro e riesco ovviamente ad offrirlo anticipando quella che può essere appunto la richiesta dell'altro. Un quarto elemento è sicuramente quello legato all'innovazione, a puntare ovviamente a creare nuove offerte, appunto dal punto di vista commerciale, che metta insieme molti settori diversi e che riesca appunto a rappresentare una fonte di attrattività. E poi appunto turismo halal e l'Islam è molto orientato a tutto ciò che ha a che fare con il benessere, l'armonia e gli investimenti anche legati alle charity, quindi alle corporate social responsibility e quindi a tutto, ad un aspetto diciamo sia in termini di comunicazione sia in termini di prodotto che ha a che fare proprio con il turismo responsabile e sostenibile. Quindi il turismo responsabile e sostenibile, sia a livello di certificazione, sia a livello di brand, ma sia a livello appunto di diverse tipologie di azioni che possono essere messe in atto, da questo punto di vista, sono assolutamente da mettere in atto, ma da comunicare poi, da rendere visibili anche agli occhi dei turisti, di modo tale che vengano percepiti appunto positivamente. Ecco, andiamo a vedere ulteriormente in modo più specifico che cosa fare. Anzitutto appunto formare il personale, soprattutto della ristorazione, che si occupa appunto della ristorazione, il personale di sala, rispetto a che cosa si intende anzitutto per cibo halal, quali sono le procedure e come servire anche il cibo halal. Quindi questo sicuramente è un elemento importantissimo. Come altrettanto importante è promuovere la propria ristorazione o i propri prodotti attraverso anche la certificazione all'HALA o attraverso dei siti. Oggi lo fanno anche TripAdvisor, lo fa anche Booking, per esempio, ma ci sono appunto anche alcuni siti proprio dell'HALA Tourism Authority. Ma anche di altri enti che promuovono appunto la ristorazione, i ristoranti o i prodotti in commercio proprio all'HALA. Quindi ovviamente il fatto di utilizzare un marchio e il fatto di entrare in un network di comunicazione facilita appunto il fatto di anzitutto sapere che esistono dei luoghi e delle strutture che sono più muslim friendly di altre e che appunto più facilmente ci consentono di essere scelti. Come dicevo prima, appunto, sicuramente il fatto di offrire luoghi e servizi per la pratica del proprio culto nelle proprie strutture, sempre più diffuso all'interno dei welcome kit, soprattutto nella fascia luxury. Il fatto di far trovare all'interno delle proprie strutture appunto il Corano piuttosto che un tappetino, piuttosto che l'orientamento della Mecca, appunto, sono tutti elementi
a livello di accoglienza e di ricezione che possono essere graditi, ma anche condividere delle informazioni appunto su dove possono essere trovati proprio luoghi di culto sul territorio. Anche questo può essere un elemento importante da condividere per far vedere anche che c'è un'attenzione. Ecco, legato sempre al culto c'è sicuramente l'accessibilità di vasche e rubinetti d'acqua, proprio perché appunto prima di iniziare il rito della preghiera c'è comunque il lavaggio delle mani e dei piedi, e quindi questo è un ulteriore elemento da tenere in considerazione e che nel momento in cui mostriamo appunto di considerarlo, mostriamo anche un'attenzione verso il nostro turista che sicuramente viene recepito positivamente. Una cosa che può essere diffusa ovviamente in questi ultimi anni soprattutto è un atteggiamento diffuso dell'islamofobia. Ovviamente il personale, chi ha un contatto diretto con il turismo halal, devono essere appunto persone assolutamente scevre da qualsiasi tipo di pregiudizio e di stereotipo verso l'Islam e verso i praticanti dell'Islam, perché questo ovviamente va a inficiare come trattiamo il cliente. E appunto una cosa che si fa all'interno della formazione è rompere proprio tutti i possibili stereotipi legati a Islam, mondo arabo e come questi elementi vanno a impattare ovviamente sulla possibilità di aumentare la customer satisfaction. Ecco, sostenere cause sociali, avevamo visto prima, uno degli elementi è proprio quello della corporate social responsibility, della sostenibilità. Ricordiamoci, soprattutto i paesi del Golfo sono anche i paesi che investono maggiormente in corporate social responsibility, soprattutto chi viaggia per business, che poi viaggia anche per leisure. Ha una certa sensibilità, appunto, diciamo l'immagine viene impattata sicuramente dal fatto di sapere che la struttura dove alloggiamo sostiene anche delle cause sociali. Ecco, difficilmente abbiamo turisti halal durante il periodo di Ramadan, è una nicchia molto molto piccola, generalmente durante il periodo del Ramadan i musulmani non viaggiano, nel senso che festeggiano, cercano di trascorrere il tempo del Ramadan con i propri familiari, però ci sono appunto musulmani presenti nel nostro paese e quella minoranza di musulmani che comunque viaggia durante questo periodo deve poter percepire il fatto di essere consapevoli che sei, infatti in questo periodo siamo in periodo di Ramadan, quindi il fatto di sapere anzitutto quali sono i periodi, il fatto di magari tenere una comunicazione anche con i propri clienti musulmani e augurare appunto un buon Ramadan quando inizia il Ramadan e una buona fine di Ramadan al momento della fine. Ecco, anche all'interno delle strategie di comunicazione, tenere in considerazione un approccio Muslim friendly e di conseguenza Ramadan friendly può essere utile per aumentare proprio la soddisfazione dei nostri clienti. Organizzare comunque esperienze locali che siano Muslim friendly. Cosa significa? Appunto, abbiamo già visto quanto può essere importante l'aspetto del cibo, ma pensiamo anche nell'organizzazione di un pacchetto turistico, quanto può essere importante nel tenere in considerazione le tempistiche, soprattutto i tempi, per esempio, della preghiera. In una giornata, no? È impossibile mettere una visita una dietro l'altra, mentre il fatto di considerare le diverse visite o le diverse attività proposte anche in considerazione dei tempi per la preghiera, ovviamente anche questo è un elemento di attenzione. Amano molto avere servizi con privacy, quindi avere la possibilità di avere una privacy familiare, una privacy legata agli uomini, una privacy legata alle donne, e quindi avere anche
spazi diversi oppure gli stessi spazi comuni che possono avere degli orari di privacy legati proprio al turismo musulmano. Ecco, e cercare di evitare servizi che non siano orientati all'essere lecito, no? Quindi anche dal punto di vista proprio del servizio, banalmente ci sono tutti quegli elementi della comunicazione non verbale da tenere in considerazione, come servire, con che mano servire, chi servire per primo, per esempio all'interno di un gruppo, come riferirsi verso l'altra persona. Oltre al cibo, quali sono tutti gli altri elementi all'interno dell'esperienza turistica che è bene tenere in considerazione rispetto appunto alla lecità o meno? Quindi quali sono gli altri elementi oltre al food, per esempio, pensiamo alla cosmesi, pensiamo alla scelta dei prodotti. Di shampoo piuttosto che il prodotto del il bagno schiuma. Ecco, tutte queste attenzioni ovviamente consentono di aumentare la soddisfazione del nostro cliente. Ecco, abbiamo visto appunto gli elementi, non entriamo nel dettaglio proprio dei singoli elementi durante questo webinar, però andiamo a vedere che cos'è che si può fare, ecco, soprattutto rispetto alla formazione del personale, appunto l'idea è quella di fornire una serie di competenze, quindi una serie di conoscenze, di capacità proprio, quindi di capacità operative e di atteggiamenti soprattutto verso l'altro che consentano di avere un'esperienza che sia un'esperienza il più soddisfacente possibile dal punto di vista appunto multiculturale, quindi che integra quelle che possono essere le aspettative legate al nostro senso dell'ospitalità, alle nostre attese legate all'ospitalità, ma anche quella dei nostri turisti. Ecco, sicuramente si può, gli elementi principali, le situazioni principali su cui offrire appunto un servizio che sia halal friendly, tiene in considerazione lo stile di gestione e le pratiche di welcoming, no? Sia alla reception, ma sia nei welcome kit proprio, sia in tutte quelle situazioni legate alla relazione col cliente, in particolare pensiamo ai momenti appunto legati allo stare a tavola. Dall'altra parte, appunto, cercare di andare ad adattare proprio l'offerta. Pensiamo a un'attenzione all'ospite che può essere fatta proprio con l'adattamento, per esempio, dei menu. Non solo dal punto di vista linguistico, ma dal punto di vista della scelta dei prodotti, no? E in particolare appunto nella ristorazione tenere in considerazione, come vi dicevo, appunto tutti gli elementi halal. Per esempio, banalmente anche ad un buffet ci sono cibi che non possono avere contatto proprio. Ecco, a volte c'è un'attenzione verso il prodotto, ma non c'è un'attenzione verso al modo. Quindi è sicuramente molto importante, essere consapevoli appunto di vari aspetti. Maura, io chiederei una cosa, siccome siamo qualche minuto alle 15:30, chiederei ai nostri partecipanti se hanno la pazienza ancora di essere collegati 15 minuti, in modo tale da consentirti di fare alcune semplificazioni e di aprire il dibattito. In questo senso, visto che hai dato degli spunti, dei consigli interessantissimi, anche degli spunti operativi, ovviamente suscettibili di molti approfondimenti, chiedo a chi vuole di iniziarsi a prenotare cliccando sulla manina al pannello di controllo sulla sinistra, in modo tale che poi non appena completi la tua relazione ci possano essere le domande. Quindi chiudiamo con 15 minuti di ritardo, ma abbiamo la possibilità veramente di avere da te il contributo più pieno. Grazie. Grazie, grazie a te. Sì, ma allora, realmente appunto, oltre a questo, volevo presentare un po' lo strumento del Diversity Game, del Diversity Card Game, che è appunto uno strumento che ben si presta
alla formazione interculturale e alla formazione anche sul turismo all'AL. Si tratta fondamentalmente di un gioco didattico da utilizzare ovviamente non esclusivamente come gioco, anche se un po' dipende da quali sono le situazioni formative, il gioco si adatta molto bene anche ad eventi aziendali o territoriali. Però l'ho utilizzato molto spesso in ambito hotellerie, appunto nella formazione in ambito croceristico, con alcuni tour operator, per lavorare appunto sulla conoscenza di alcune caratteristiche di turisti internazionali. Le carte sono 5 tipologie perché tengono in considerazione appunto proprio un modello di competenza e si tratta di aumentare, diciamo, delle conoscenze di tipo specifico a livello appunto di una cultura specifica, di conoscenze più generiche rispetto a qual è la modalità appropriata proprio con persone di bagaglio culturale diverso. E poi appunto di capacità di tipo operativo e dei comportamenti e degli atteggiamenti adeguati da tenere in situazioni che possono anche essere sconosciute, quindi un po' critiche e imprevedibili. Ecco, diciamo che questo si presta integrato appunto a una formazione più di tipo frontale, può essere attraverso un webinar o attraverso la formazione in presenza, si presta bene appunto a sviluppare queste competenze, a aumentare proprio queste competenze interculturali per il settore del turismo e dell'ospitalità. Volevo presentarvi per esempio alcune carte e farvi vedere un attimo come funziona, no? Ci sono vari tipi di carte, appunto l'obiettivo del gioco è sicuramente quello di facilitare l'interazione, condividere, aumentare lo scambio. Ecco, ricordiamoci anche, soprattutto in ambito hotelier, adesso non so quanti provengano da realtà hotel, ma teniamo in considerazione anche che stiamo parlando sicuramente di turisti internazionali, ma anche il cliente interno, molto spesso in ambito hotel, può essere appunto un personale con un background di tipo proprio culturale islamico. Che molto spesso gli hotel sono uno dei settori in cui c'è un maggior numero di concentrazione di personale straniero, molto spesso appunto musulmano. Quindi funziona molto bene anche proprio per gruppi misti, per condividere proprio quelli che sono abitudini, comportamenti, visioni che per alcune culture possono essere scontate, per altre lo sono scontate, ma in altro modo. Per esempio, qui le diversity guide si tratta di commentare alcuni proverbi, alcuni modi di dire. Ci sono sia elementi comunque della cultura musulmana e islamica, ma sia elementi anche della nostra cultura. La cosa importante è riflettere proprio su alcuni elementi culturali. Per esempio, qui la storia del cibo è importante come una chiesa barocca. Il governo dovrebbe riconoscerlo come eredità culturale e proteggere i prodotti tradizionali, un formaggio degno di essere preservato tanto quanto un edificio del XVI secolo. Questo era Carlo Petrini. E viene chiesto appunto di commentare cosa vuol dire, che cosa ci rievoca questa frase, quanto ci sentiamo vicini a questa frase, quanto è lontano, quanto in altre culture è vero lo stesso. Sicuramente la nostra cultura, questo è molto vero, e ovviamente una delle abilità è riuscire proprio a valorizzare proprio tutta l'eredità culturale del cibo e riuscire a passarla, no? Quindi cosa vuol dire? Riuscire a passare la nostra eredità culturale culinaria ad un turista musulmano vuol dire riuscirglielo a comunicare in un'altra lingua, in una lingua che può essere l'inglese come seconda lingua, ma potrebbe essere anche invece la lingua nativa del nostro turista, a seconda di quanti turisti abbiamo che provengono da un certo paese. Lo si può fare con delle app, lo si può fare appunto con la traduzione di un menu, lo si può fare facendo una scelta, per esempio, di un personale che condivida la lingua e la cultura dei nostri turisti.
e questo ci consente realmente di valorizzare proprio la nostra tradizione culinaria, perché altrimenti da sé non si valorizza. Andiamo a vedere le diversity smart, magari qui Ettore ti chiedo un aiuto con la pool, giusto? Proviamo ad utilizzare una carta con il nostro sondaggio, eccolo qui, una carta chiede in Egitto, Non mi ricordo commenta se tu. questa l'avevamo tenuta in considerazione. Queste sono in inglese, realmente le carte sono sia in italiano che in inglese, che molto spesso quando faccio formazione per i turisti internazionali, ovviamente diciamo la faccio anche in inglese, perché gestire turisti internazionali vuol dire perlomeno lavorare in inglese, no? E, per esempio, questa domanda è legata a quando sei in Egitto, ti viene raccontato del cibo tradizionale egiziano che è anche molto. Che è facile da trovare e da reperire. Quali di questi cibi egiziani è vegetariano? La foul, la falafel, la bezara, la koshari? Tutti questi, nessuno di questi. Quanti di voi lo sanno? Quanti di voi pensano, quanti di voi pensano che la risposta corretta sia A? Quanti pensano che la risposta corretta sia B? Quanti di voi pensano che la risposta corretta sia C e quanti invece pensano che la risposta corretta sia D? Vediamo qualche altro secondo per votare perché abbiamo proprio i tempi strettissimi. Chiudo il sondaggio, vediamo le risposte. Eccole qua. A te la parola. Cosa è emerso dal sondaggio che io non lo visualizzo? Foule e Falavel 67%, Bechara e Koshari 0%, entrambe 0, nessuno dei due 33%. E allora andiamo, vi faccio vedere, e invece era proprio la C, la risposta corretta. Questo perché la full è fatto delle fave, dei fagioli di fave mischiati con il succo di limone, le olive e le spezie, Le falafel sono una sorta di burger vegetariano fritto, sempre fatto con le fave, e il basare idem è fatto sempre con i fagioli di fava e con delle erbe, e il koshari è un piatto fatto di riso, lenticchie, maccheroni e con della salsa piccante. Ecco, anche conoscere quali sono, non vuol dire che noi dobbiamo rinunciare a offrire i nostri piatti, ovviamente, però conoscere qualcosa dell'altra cultura, anzitutto ci può consentire anche di inventare di nuovi piatti, di sapere quali sono i gusti graditi e di sapere se possiamo offrire, appunto, dei piatti che possono essere simili ai piatti graditi, dalle culture o dalla nazionalità proprio dei nostri clienti. Quindi questo è un esempio per aumentare appunto la conoscenza rispetto alla cultura dei nostri clienti. Abbiamo Un'altra. altro sondaggio? Sì, mi sembra che questa qui non avessimo creato il sondaggio, però per esempio questo è il Marg Rezala, è un tipico piatto al curry indiano fatto di naan e di riso, e il modo tradizionale di mangiarlo è quello di usare entrambe le mani. È vero o è falso? Qui magari scrivete nella chat box se pensate che sia vero, o F se pensate che questo sia falso. Nel frattempo, le risposte, così anche abbiamo un feedback. Abbiamo l'altro sondaggio sull'essere in Arabia Saudita. Vediamo un pochino qui se siete in Arabia Saudita nel periodo del Ramadan, non siete musulmani, non seguite le regole e quindi vi va di mangiare un panino per strada. Secondo voi questo è un comportamento corretto o è un comportamento non corretto? Vediamo un pochino le vostre risposte, se c'è qualcuno che anche ha risposto alla precedente, e allora grazie comunque della collaborazione.
Vedo che state partecipando. E allora, per quanto riguarda il sondaggio, lo chiudiamo. I risultati sono che il 25% ha detto che il comportamento nel mangiare il panino per strada in Arabia è corretto, il 75% ha detto che è scorretto. Invece, per quanto riguarda la precedente domanda, la maggior parte ha risposto vero e solo In qualcuno ha risposto parte falso. sala. Andiamo a vedere. Allora, adesso vi faccio vedere entrambe le risposte e in questo caso invece è falso. Perché il modo di mangiarlo in modo corretto invece è solo con una mano, quindi non con due mani, ma solo con una mano e solo diciamo, la maggior parte dei musulmani utilizza solo ed esclusivamente la mano destra, per gli indiani questo può essere più flessibile. Ovviamente non tutti gli indiani sono musulmani, anche se abbiamo visto che parte proprio del turismo halal è composto anche dai turisti indiani. Questo è sicuramente apprendimento legato. Impariamo sicuramente qualcosa di un piatto tipico, ma impariamo anche qualcosa rispetto proprio ai comportamenti non verbali corretti da tenere in atto. Il Maghre Zala, quindi abbiamo imparato che è un piatto al curry indiano e abbiamo imparato che in India ci sono piatti che possono essere mangiati proprio con una mano. Ecco, se ci fossero persone appunto di altra cultura magari presenti a giocare a questo gioco e magari persone proprio con una cultura musulmana, scopriremmo che per molti musulmani assolutamente non si mangia con la mano sinistra, ma solo esclusivamente con la mano destra. Quindi si serve esclusivamente con la mano destra, non si serve con la mano sinistra. Si indica o si porge sempre con la mano destra, mai con la mano sinistra. Ecco, quindi gli apprendimenti ovviamente sono molti. Andiamo a vedere Allora, quello io della direi testa. abbiamo 2 o 3 Sì. minuti per chiudere, Qui è purtroppo della salteremo qualche domanda. Ovviamente falso, quindi avevate ragione, no, assolutamente durante il Ramadan, da un lato in Arabia Saudita sicuramente non si può mangiare durante il Ramadan, ma anche appunto durante, se avete dei turisti dei turisti islamici in questo momento, non potreste avere contatto proprio fisico mentre voi mangiate, magari voi mangiate il turista vi a fianco, bisognerebbe anche evitare il contatto in questo caso, cioè il turista che sta seguendo il Ramadan non può stare vicino a persone anche che bevono e che mangiano durante appunto il periodo di Ramadan. Ecco, tutti questi accorgimenti mostrano proprio una sensibilità interculturale, una sensibilità appunto muslim friendly che può essere grandita. Ecco, ci sono altre tipologie di carte, ovviamente, oh, scusate, alcune appunto sono a risposta multipla, altre sono appunto delle situazioni critiche. Per esempio, se un amante del cibo indiano, il tuo amico indiano ha preparato dei chapati e del panseer, entusiasta lo dividi con entrambi con entrambe le mani per facilitare appunto per farcire, scusatemi, il chapati e il paneer. Poco dopo il tuo amico ti spiega che nella sua cultura è usanza appunto utilizzare solo la mano destra e non quella sinistra perché è considerata impura. Che cosa fai in una situazione del genere? È ovvio che ci sono situazioni specifiche il cui apprendimento però, quindi il comportamento in questo caso haram, l'utilizzo della mano sinistra, può essere appunto un apprendimento che può essere trasferito in più situazioni di gestione del cliente che è importante tenere in considerazione. Ecco, qui abbiamo un'altra carta, per esempio legata alla relazione di genere, quindi al fatto di dividere uomini e donne in diverse, dare la possibilità a uomini e donne di posizionarsi o di stare proprio in sale separate e diverse, non è un must, ma il fatto di offrire appunto una scelta o dare a loro appunto la possibilità di scegliere, può essere utile.
Un'ulteriore tipologia di carte è legato proprio anche alla conoscenza della propria cultura, no? Per esempio, nel tuo paese si utilizzano particolari utensili da cucina che credi non vengano utilizzati in altri paesi, o che credi non siano così comuni in altri paesi? Ecco, per esempio, in molti dei paesi islamici, anche nei paesi del Golfo, non necessariamente si mangia con le posate, così come facciamo noi. Sicuramente ci sono situazioni in cui non esistono le posate di diversa misura, l'una a fianco all'altra, e ci sono situazioni in cui anche persone appunto di un certo status sociale mangiano direttamente da un piatto centrale e con le mani, perché appunto quello è il loro concetto di accoglienza. Ecco, non vuol dire stravolgere il nostro concetto di accoglienza, non vuol dire stravolgere il nostro modo di offrire le portate, vuol dire però sapere di poter dare più alternative, più possibilità e di non stupirci se ci chiedono o ci viene richiesto appunto, per esempio, che il cibo venga messo in centro della tavola. Queste sono situazioni che possono accadere. Qui appunto una delle consapevolezze è quanto anche noi siamo legati, perché tanti dicono: ma perché ci dobbiamo noi adattare appunto alle esigenze del turismo halal o al cibo halal? Noi abbiamo il cibo italiano, appunto una delle nostre ricchezze, uno dei nostri prodotti, perché dovremmo integrare o modificare appunto attraverso una certificazione, attraverso proprio degli elementi culinari? Di fatto, per esempio, attraverso questo gioco ci si rende consapevoli di quanto possano mancare anche a noi degli elementi della nostra cultura, anche culinari, nel momento in cui andiamo all'estero, no? Chi di noi rinuncerebbe, per esempio, al caffè andando all'estero, a un espresso almeno una volta al giorno? Eppure non fa parte di alcune culture locali dei paesi che andiamo a visitare. Ecco. Queste carte ci consentano proprio anche di diventare molto flessibili rispetto ad alcune richieste, a non trovarle così fuori luogo, così fuori dalle possibilità, proprio perché appunto sono situazioni che possono capitare anche a noi. Ecco, qui avete delle situazioni in cui l'ho utilizzato e in particolare appunto con che ruoli ho fatto formazione, in particolare su turismo halal e utilizzando anche questo gioco. Come vedete, ruoli veramente vari, direi di medio livelli e di livelli anche più bassi, in particolare appunto nel settore dell'hotellerie, ma non solo. In cui, come vi dicevo, molto spesso appunto il personale che frequenta i corsi è un personale già multiculturale, e in cui sicuramente appunto l'arricchimento che proviene da un corso va a modificare poi come si va a trattare il cliente, ma consente anche un arricchimento, proprio un confronto, un maggior coinvolgimento proprio di tutto il personale, proprio perché c'è uno scambio e c'è un confronto e c'è una conoscenza reciproca, quindi si crea anche un forte spirito di squadra. Ecco, non mi soffermo più di tanto appunto su questi aspetti un po' più tecnici. Ultimissima cosa, ovviamente, quando parliamo di formazione su alcuni tipi di turisti, appunto vi dicevo, non si può utilizzare uno strumento, un gioco e basta, ma così come non si può fare solo lezione, in quanto appunto attraverso l'ascolto comunque di alcune informazioni molto spesso non si cambiano i comportamenti, mentre quello che è utile è essere molto flessibili nel mettere in atto comportamenti a seconda proprio del cliente che si ha di fronte, del turista che si ha di fronte. Quindi altri strumenti dedicati proprio alla formazione interculturale su paesi specifici o sullo sviluppo di competenze interculturali può essere molto utile appunto proprio andare ad integrare diverse metodologie. Poi dipende un po' dai ruoli, dipende un po' dalle esigenze specifiche. Per esempio, in ambito
agenzie turistiche, tour operator, si fa molto appunto l'analisi dei dati proprio dei propri turisti. È ovvio che se lavoro col front office, se lavoro col personale di front office, se lavoro con i manager di front office, faccio comunque un'analisi dei dati. Se lavoro col personale di front office, non vado a fare un'analisi dei dati, anche se magari i dati me li faccio dare proprio per avere. A volte ci si hanno proprio delle sovrastime rispetto anche ai turisti. Quando aumentano appunto in modo massivo dei turisti, c'è anche una sovrastima di quanti questi siano rispetto a tutti gli altri turisti. Quindi anche guardare i dati, visualizzare i dati, dà proprio una percezione del senso di realtà e mette anche di fronte a quanto sono le nostre difficoltà di fronte a ciò che notiamo come nuovo e sconosciuto. Ecco, una cosa molto molto importante con cui mi sento di chiudere è che mi capita spessissimo di lavorare con persone che mi dicono: ma sì, ma alla fine siamo tutti uguali, tutto il mondo è paese. Ecco, io non sono assolutamente di questa prospettiva. Penso che siamo realmente tutti differenti e che anzi i turisti internazionali che sono in continuo aumento nel nostro paese, speriamo che continuino ad aumentare come stanno aumentando negli ultimi anni, ci portano proprio, ci fanno incontrare, a volte scontrare proprio quelli che sono alcuni elementi, di diversità. Siamo appunto, diversi nella lingua. Nell'utilizzo delle tecnologie, nella scelta di come spendere il tempo, in che cosa ci fa divertire, in che cosa ci piace, in cosa ricerchiamo, in quanto siamo aperti e quanto no quando andiamo a visitare un altro paese, e tutti questi elementi vanno tenuti in considerazione. E quindi dal mio punto di vista bisogna sempre partire dal punto di vista che siamo diversi e bisogna conoscere questa diversità. E non tanto che siamo uguali e che alla fine ci capiamo nonostante le barriere linguistiche. Penso che comprendere appunto questo gap culturale sia molto molto importante per aumentare il livello di soddisfazione dei nostri clienti e per cercare di aumentarli. Grazie infinite, Maura, veramente grazie. Ci hai dato tanti spunti che saranno ovviamente oggetto di maggior approfondimento per chi vorrà seguirti, perché ricordo che sei disponibile per ogni iniziativa in particolare di formazione, di consulenza, e così come Artes Academy svilupperemo molto anche con la collaborazione di Maura, ci auguriamo le competenze utili a fare di prodotti esperienziali e di prodotti turistici per l'incoming nei nostri territori, un qualcosa che vada a cogliere gli aspetti della una nuova mentalità che penso Maura ci abbia descritto molto efficacemente, ma anche ci faccia venire voglia di imparare tante conoscenze che dobbiamo implementare in atteggiamenti, in modalità di erogazione dei servizi, così come hai avuto modo un po' di descriverci. Grazie ancora, scusate per un po' il lieve sforamento, ma penso che ne sia valsa la pena. Ringrazio tutti voi partecipanti. Ricordo che poi al vostro indirizzo email invieremo le slide che Maura ha condiviso con noi oggi pomeriggio e qui appunto nell'ultima slide trovate ogni riferimento utile per rimanere in contatto e per approfondimenti che penso a tutti quanti noi abbiamo bisogno. Grazie ancora Maura, arrivederci, buona serata. Se avete domande specifiche, ovviamente scrivetemi o scrivete ad Ettore e cercherò di rispondervi ovviamente nel modo più specifico possibile e anche più esaustivo. Grazie a tutti del Grazie, pomeriggio e arrivederci. saluti e le conoscenze condivise. Ciao. Ciao a Ciao. tutti.